Ciao ragazzi, ciao Sakembelavi, come va? Spero tutto bene. Allora, scusate un po' il casino che c'ho dietro, ma sto sistemando alcune cose. Allora, video che non può mancare sulla sfida di Champions, stasera semifinale di Champions 2022-2023, si parte con Inter Milan, no? Milan-Inter. Oggi ormai non ha più senso la sfida a casa o fuori casa perché i gol valgono uguali. Ricordiamo che nel famoso 2003, se non sbaglio, nella sfida Milan-Inter ci fu proprio lo scontro che diede l'ok al Milan di passare in finale proprio per il gol fatto fuori casa, quindi valevano i gol fuori casa a parità di reti dopo la doppia sfida. Oggi questo non vale più, sarà una sfida aperta, a viso aperto, un derby incredibile, europeo, chi se lo sarebbe aspettato? In pochi, un derby che dà il via libera per staccare il biglietto diretto verso la finale di Istanbul, credo che si giochi, che per il Milan ricorda vecchi spauracchi, vecchi incubi, vecchi fantasmi. La famosa finale persa nel 2005, credo, proprio contro il Liverpool a Istanbul. Milan vinceva 3-0, poi fu rimontato 3-3. Non è questo che ci interessa oggi. Scusate se sto sbagliando un po' di date, credo di no, però a buona memoria. Mi aiuta la sfida di stasera contro l'Inter. L'Inter per me è una squadra più forte del Milan per i giocatori che ha in campo. Per fortuna del Milan però una squadra di calcio non è la mera somma dei valori supposti dei giocatori, no? Beh, se io penso alla difesa che c'ha l'Inter, c'ha difensori di ruolo fortissimi come De Vrij, Skriniar, Acerbi, sono difensori di stazza, no? Ma anche Bastoni è abbastanza bravo. Milan si ritrova con difensori, l'unico vero è Tomori. Ora Kjaer sta recuperando nell'ultimo periodo, ma Kjaer ha fatto una stagione disastrosa fino adesso, tranne che nelle ultime partite che poi sono anche molto importanti. Quindi avremo Kjaer e Tomori, gli altri così così, anche se conosciamo il valore di Calabria. Theo Hernandez, ne parleremo dopo, è un giocatore assoluto, di valore assoluto, però diciamo che non eccelle per la sua dote o attitudine difensiva, no? Se penso al centrocampo dell'Inter, abbiamo i quattro di centrocampo più forti che sono Brozovic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella. È un centrocampo più forte di quello del Milan, se mettiamo Tonali, Bennacer, Krunic, Salimakers, non so come lo vogliamo, Salimakers no, è un'ala, mezzala, esterno destro, Diaz, De Ketelaere, vediamo che loro hanno un centrocampo nettamente più forte, nettamente più forte. Se poi vediamo l'attacco, per me l'attacco dell'Inter è più forte di quello del Milan. L'Inter c'ha Lukaku, Correa, Dzeko, Lautaro, già questi quattro fanno capire un po' il valore, la stazza di questi attaccanti che hanno loro. Lukaku era considerato uno dei più forti attaccanti al mondo fino a 1 o 2 anni fa. Dico solo questo: in Milan chi c'ha Leao, Giroud e niente più. Abbiamo Leao e Giroud. Leao che dovrebbe partire dal primo, ma è in condizioni così così. Giroud sì, è un attaccante di livello, ma non può essere paragonato a un Lukaku che ha 5-6 anni meno di lui. Quindi l'attacco dell'Inter sulla carta è molto molto più forte. Sappiamo che Inzaghi ultimamente sta partendo con Correa, Lukaku. Molti scherzano o prendono in giro Correa. Io non sono uno di quelli perché credo che Correa sia un giocatore forte. Infatti ultimamente c'ha ingegno, c'ha inventiva, c'ha dribbling, c'ha visione. Lo meglio fa partire spesso Inzaghi, Correa, Lukaku in attacco perché Lukaku mette potenza, velocità e profondità, Correa mette ingegno, inventiva, dribbling e servizio. Quindi poi fa entrare Lautaro. Quando esce uno entra Lautaro, poi che di solito fa 1 o 2 gol. Incrociamo le dita, speriamo di no. Niente, quindi tutto lascia pensare che stasera è la favorita dell'Inter, non lo dico io, lo dicono i giornali. Non lo dico io, la favorita dell'Inter. Però poi vai a vedere che le cose non vanno esattamente come dice la carta. Sappiamo che l'Inter, che Inzaghi è bravo nelle partite secche, la Supercoppa l'hanno vinta loro, non si può ignorare questo fatto. Il derby è un derby, perdeva. Vincevano 1-0, abbiamo recuperato noi 2-1, assolutamente ci può stare. Però Inzaghi quest'anno ha vinto la Supercoppa, è in finale di
E infine ci siamo tutti nella Supercoppa, è in finale di Coppa Italia, si sta giocando una finale di Coppa Champions, insomma. Però quello che voglio dire è che poi vai a vedere che i valori in campo, perché poi dall'altra parte però per il Milan rimane che il Milan è il Milan. Il Milan è il Milan. Il Milan è una squadra che è molto molto forte. Certo, abbiamo delle defiance se vediamo uno contro uno nel benchmark con l'Inter, con i giocatori dell'Inter, come dicevo prima. Però il Milan è sempre il Milan, non ha paura di nessuno, è una squadra che gioca per vincere, è una squadra che mette molta mentalità in campo, si è visto contro il Napoli. È una squadra che non si arrende mai, è una squadra che pensa ai dettagli, è una squadra che cura la fase difensiva, è una squadra che può tirare fuori dal cilindro delle magie o delle giocate inaspettate. Abbiamo un allenatore molto bravo nel leggere le partite. Abbiamo la nostra storia, la nostra gloria, quindi il Milan è sempre il Milan. Secondo me saranno delle partite brutte, molto fisiche. Giocate molto sull'oppressione sull'arbitro, però siamo in Champions, non siamo in Italia dove opprimiamo l'arbitro, giochiamo solo sull'arbitro. In Champions guardano i cartellini. Ok, quindi mi aspetto delle partite non così esaltanti, poi da capire un po'. L'Inter dovrebbe scendere in campo con il classico 3-5-2 di Inzaghi con Bastoni, Acerbi, Darmian, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Di Marco, Martinez, Lukaku. Quindi dovrebbe partire con la Lula, quella che chiamano Lula, la classica formazione di Inzaghi, che però in panchina c'ha tantissime cartucce da sparare. Inzaghi partirebbe con Calhanoglu, però poi c'ha anche Mkhitaryan che potrebbe entrare. C'è Aslani che sta facendo bene, dalla panchina c'è Dzeko, c'è Correa, insomma, da valutare. Milan dovrebbe partire con il 4-2-3-1, con Kjaer Tomori, come dicevo, c'è Calabria, Hernandez. Calabria comunque sta bene, è un bel giocatore, ce lo teniamo stretto, Davide Calabria, Tonali, Krunic, Salemaker, Benasser, Diaz, Giroud. Però dovrebbe giocare Leao, questa è la formazione probabile, prendetela con le pinze, come già state facendo, perché dovrebbe giocare Leao. Forse Benasser, Krunic, Tonali, 3 di centrocampo, Salemakers a destra, Giroud davanti e vediamo se Krunic riposa e gioca Diaz come play oppure contare, insomma vediamo le scelte di Pioli. Si deciderà stasera, si deciderà la prossima, si decide sempre la seconda, anche se stasera diciamo si crea l'approccio verso la giornata di ritorno, quindi sulla carta è favorita l'Inter, però se io fossi l'Inter temerei questo Milan, ecco, direi questo. Godiamoci questa partita ad alta tensione, no? Ieri si è giocato Real Madrid Manchester City, devo dire che le squadre si sono abbastanza grandissima tecnica, grandissimi giocatori in campo. Ieri ho visto delle robe che nel campionato italiano, cioè, non si vedono più, ma da decenni. Basta i gol di De Bruyne, basta vedere i gol che ha fatto De Bruyne, che è pazzesco. E tecnicamente, come gioco, Real molto molto bene. Ho visto il City un po' in difficoltà, il Real un po' meglio, però ho visto anche nel City Rodri. Ragazzi, ma che giocatore è Rodri? Tiri da fuori. In Italia per vedere un tiro da fuori non si vede dal 1990 come i tiri di Rodri o De Bruyne. E Haaland completamente neutralizzato dal Real, però De Bruyne fa un grande gol, devo dire che è secondo me favorito il City al ritorno, perché se vinceva 1-0 Ancelotti poteva anche fare un po' il gioco italiano, difensivista, con questi fenomeni che c'ha. Il fatto che il City sia riuscito a pareggiare, però sarà una finale poi quella del ritorno. Vediamo un po' come, fatemi sapere cosa ne pensate, un bel like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale. Alla prossima, cheers!